Uomini e donne, Claudia aggredisce Muriel, caos in studio e interviene Maria De Filippi. Martedì 23 aprile 2019 sono state effettuate le registrazioni del Trono Classico di UED. Martedì pomeriggio nello studio 6 dell'Helios in Roma si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Questi appuntamenti li vedremo su Canale 5 tra circa due settimane. Ma cosa è successo? Stando alle anticipazioni diffuse sul web da Il Vicolo delle News, alla corte di Maria De Filippi è accaduto di tutto e di più. Baci appassionati, addii al dating show Mediaset e addirittura accesa lite tra due corteggiatrici. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Spoiler: Uomini e donne, Claudia e Muriel hanno una forte discussione. Come accennato prima, nella registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne effettuata martedì 23 aprile 2019, il pubblico presente allo studio 6 dell'Helios in Roma ha assistito ad uno scontro. Le protagoniste della lite sono Claudia e Muriel. Le due corteggiatrici che in un primo momento si erano alleate contro la rivale Natalia Paragoni, ieri invece, se le sono dette di santa ragione. Nello specifico la prima non avrebbe per niente apprezzato il modo in cui lei l'ha menzionata in esterna con il tronista pugliese Andrea Zelletta. Una volta in studio, la ragazza ha praticamente aggredito verbalmente Muriel. Si è creato un caos assurdo e la padrona di casa Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire. Trono Classico di UED, Andrea Zelletto va a riprendere Claudia. Secondo le anticipazioni rivelate dal portale web Il Vicolo delle News, Andrea Zelletta dopo la discussione avuta con Claudia alla precedente registrazione, si è giocato più carte. Il tronista si è recato a casa della corteggiatrice più volte, le ha scritto una lettera e si è recato nuovamente da lei dopo un nuovo rifiuto. Alla fine Claudia ha ceduto alle insistenze di Zelletta e in puntata si è presentata. Questo tira e molla, però, ha fatto infuriare tantissimo Natalia Paragoni.